alzati il gabbio e ben ritornati su Spider-Man. Oggi ho un'incredibile voglia di pizza. Ma no, non perché voglio tornare a fare il mio vecchio lavoro, ma proprio perché qui vicino si trova una pizzeria che contiene delle uova. Uova e pizzeria. Ragazzi, non è una strana combinazione pizza romagnola, pizza carbonara, no. Pizze nel senso eggs, easter eggs, esatto. E si trova proprio qui, davanti a questa pizzeria qua, con scritto pizza. Se ci avviciniamo potremo sentire... Sì, io la sento, ragazzi, è un casino perché fate casino, porca vacca. Cosa vuoi da me? Cosa vuoi? Aspetta, cosa vuole questo? Intorno stanno girando dei brutti ceffi. Oh, sta attento. Oh, grazie. Oh, manterrò amichevole il nostro quartiere. Assolutamente. Prima togliamo i rifiuti, meglio è. Mi hanno detto che ci sono dei brutti ceffi da questa parte. Cioè, ti danno anche le queste secondarie così. Interessante. E allora, ragazzi, Spider Cop si avvicina per controllare. Dove sono? Siete voi? Siete voi, brutti ceppi, eh? Guardate che io rendo amichevole con le botte i quartieri. Porca vacca! Basta con questi selfie, sono stanco! Devo lavorare! Regolerò l'auricolare per captare... Vabbè, sentite, andiamo alla missione ufficiale. Abbiamo già trolleggiato abbastanza. Ah, ma prima un'ultima cosa. Voglio mettermi il nuovo costume che posso sbloccarmi. Nuovo, è un po' vecchiotto. Cioè, si torna un po' vintage. Spider vintage! Come piace a me, che potere ha? Esche olografiche che stordiscono. Guarda che bello! Tutto porchiato, sono Spider Truzzo! Spider Truzzo! No, non confondere con uno struzzo! Sono Spider Struzzo! Non uso ragnatele, uso calcestruzzo! Quante struzzate sto dicendo? Wow, c'è un'aggressione! Porca vacca, io devo lavorare però! Mi sento Spider, non riesco! Io devo aiutare le persone! Cioè, devo rendere amichevole! Dov'è? Dov'è chi, no? Chi non è amichevole qua? Chi non è amichevole? Guardate, se becco chi non è amichevole, guarda lo sfracello sul muro. Tutti dai palazzi li faccio volare. Tutti dai palazzi. Proprio lì, scusami, ma mi diverto un casino a lanciarti là. Ehi, 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 ehi. Non ho mai capito perché io non posso usare le pistole, voi sì. Adesso aspetta che attivo qualche gadget da ragno. Ok, questo l'ho fatto volare all'altro mondo. Venova nera, venova nera. E ora attacco speciale contro di te. Chi di pestaggio perisce, di pestaggio perisce. Diglielo, Spoody. Adesso andiamo, ragazzi. Dobbiamo andare perché veramente ci ha perso tempo qua. Sembra un crimine, non va mai in pensione. Ehi là, all'ingresso del palco. Noi saremo proprio lì davanti. Quindi lui è il padre, ovviamente, del nostro... Ci sarà un mare di gente a vedere. Andrà bene, tesoro. L'ultimo discorso che ho fatto, ero al liceo. Miss Steinberg mi diede 6 meno. Beh, è un peccato che non possa vederti oggi. Ehi, dacci dentro, papà. Insomma, hai salvato Spider-Man. In pratica sei già un supereroe. Ahia. Un supereroe. Devo anche cavarmela da solo, bambino. Sono solo una persona che non molla mai. Andiamo. Però ho un brutto presentimento. Benvenuti a tutti. Prima di cedere il palco al sindaco Osborne, vorrei spendere alcune parole. E quindi? Penso che la guerra tra bande sia finita. No, sono andato così. Cioè, tipo finita finita? Sì, ci sono ancora dei dettagli da chiarire, ma... Dettagli da chiarire? Beh... Dalla scena si è allontanato un camion di una compagnia chiamata Consolidated Shipping. Ah, vero. C'è qualcosa che non mi è chiaro. Non so perché. Più tardi potremmo prendere un caffè e ragionarci. Sì. Grazie davvero, Jim. Non so se troverò parole migliori, ma ci proverò. Sappiamo tutti che l'agente Davis è un eroe. Oppure... Al posto del caffè, perché non una cena? Se si chiamasse Levis sarebbe una maglietta. Potrei venire da te e cucino io. In alternativa, ci incontriamo in un luogo neutrale per un normalissimo pasto, cucinato da professionisti. Per gesti di straordinario coraggio, che trascendono il comune dovere, è mio privilegio insignire l'agente Jefferson Davis
di questa splendida medaglia d'onore. Di cosa si priva lo Stato? Ho una chiamata. Non mi sembra il momento, Jimmy. È urgente. Ok. Congratulazioni. Guarda che felici. Guarda che eroe. Vorrei essere come lui da grande. Altro che spirito. Grazie, signor sindaco. Beh, voglio condividere questo onore con la mia famiglia. Mia moglie Rio e mio figlio Miles. Miles. Senza di loro io non sarei ciò che sono. Sì? Ho lavorato anni per questo momento. Chi è che parla? Nei prossimi giorni la tua azienda, la tua città e tutto ciò che hai di più caro al mondo sarà distrutto. No, non è... La gente implorerà il tuo aiuto, ma tu non sarai in grado di salvarli. Non dirmi che... Ascolta, idiota. Ricevo minacce come questa due volte a settimana. Comportati da uomo e dimmi cosa vuoi. Vederti soffrire. Aia, non l'ha mai sentita sta frase. Questa però non la dicono. Oh no. Ci deve essere... Oh no! Ultrasenso di ragno! C'è qualcosa di molto pericoloso! No. 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 Ma quanti sono? Come mai tutti questi poteri? No! No! Oh porca vacca! Terrorismo 2.0 qui! No. No. Oh! A terra! Spidey, fai qualcosa! Porca vacca! Che attacco vigliacco! Che attacco vigliacco! Non avevo la tuta, non potevo salvare nessuno! Perché è più importante la mia identità! Miles! Miles? Oh no! Miles, stai bene? Mi sembra, signora. Cavolo! Maledetto! Miles! Miles! Mr. Negative! Peter! Pure Peter! Avanti, Peter! No, Peter, non morirmi, non mi fare come nel libro. No, perché potrebbe succedere una cosa adesso e non vorrei che fosse quella. Miles! Miles! No. Grazie a Dio. Mi senti, tesoro? Mi senti? Stringimi la mano. Ma papà? Aspetta qui. Vado a cercare tua madre. Perché dovete sapere che Miles dovrebbe diventare il nuovo Spider-Man, secondo la lore ufficiale. Parla di qualcosa, ti prego. Non mi dire che muore Peter. Non mi dire. Adesso siamo lui. No. Ma cos'è diventato? Vabbè. Sono lui. Mamma! Peter! Io voglio Peter! Peter! Spider Cop! Perché la cop sei tu? Oh no. Wow! 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 Devo trovare mamma e forse papà. Che devo fare? Ok, scavalcare. Wow, i poteri di Miles iniziano fin da subito. Cacchio. No, vabbè. Accidenti! Ah. Dal più bel giorno della mia vita al giorno più insoddisfacente di sempre. Ah. Se non avessi... Mamma. Ma come? Stava bene due secondi fa. No, ti prego, ti prego, ti prego. No, anche mamma no. Anche mamma no. Anche mamma no. Cavolo. Non ho i superpoteri. Presto. Pensa. Mi sta dai. Scivolando. Dai, 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 dai. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego. Dai. Dai, mamma la possiamo aiutare. Mamma la possiamo aiutare. Vai. Oh, grazie al cielo. Mamma. Miles, stai bene? Ben fatto, ragazzo. Tutto ok? Sì, sì, sì. Oh, cavolo, sì. Grazie al cielo. Come stai? Sì, sì, tutto ok. Ma tu sicura di stare bene? Sì, sì, davvero. Non è niente. Andrà tutto d'accordo, ascolta. Io vado a cercare papà, ok? No,
Come no? Papà. Ah, perché potrei farlo sullo stesso a fine. Era un brutto presentimento. Lo troverò. Miles! Papà! Pupi! Ehi, 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 ehi. No, no, scusami, mamma. Papà, mamma, sono già maggiorenne. Posso? Te lo senti che è vivo? Te lo senti? Sei sicuro di quello che senti? Era proprio qui. Guarda che gli sono esplosi 300 kg di tritolo. Oh cosa? No, oh no. Sei vivo? Non... sei vivo? Non so per quanto sarà vivo. Cavacca. Ma dai, questi mi vedranno. Dove credi di andare? Wow, 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 wow. Santo cielo. Dico buio. Oh no. Posso provare ad aggirarli per proseguire. Come? Di qua. Di qua? Va bene. Vabbè, ma che abile. Dai, Miles. No. No, no. Oh, cavolo. Certo che non si risparmiano, quelle scene dolorose. Cavolo. Cosa sei diventato, Spider-Man? Dov'è l'amichevole quartiere? Non mi sembra tanto amichevole. Ok. Qua cosa devo fare? Devo aspettare? Ok, hanno sentito per di là un rumore. Posso... piano, 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 piano. Ora non posso. Non posso avvicinarmi a quegli uomini. Che devo fare? Pensa, Miles. Ora posso andare. No. 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 Dai, 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 che fortuna. Mi spiace tanto. Non mi vedrà nessuno qui. Nessuno che mi nota. Ma veramente? Ma allora un futuro come Spider-Man. Sono più stealth di Peter che ogni volta che mollava. Ogni volta che arrivava bastava una scurreggia che mi trovavano. Aia. Cioè, secondo me è capace che dobbiamo sostituire Peter adesso. È capace. Cavolo, però mi ero già affezionato, Peter. Papà era qui. Devo aiutarlo. Papà era qui. Era. Era. Ti salvo io, papà. Brucerai all'inferno. Brucerai. Aia. Wow. Ah. Ah. No. Oh no. Ah. Mi sa un'altra volta. In un'altra vita. No. No, basta. No. Fermo. Dobbiamo andare. Ora. Come mai? Come mai? Signor Lee! Ve l'ho detto! Avete visto chi è? Colpa sua. Papà. Papà. Ecco il suo giro d'affari. Strano che l'hanno risparmiato, però. Oh no. Papà. Papà. Papà, no! Come lo zio Ben. Nessuna ultima frase. Papà. Coraggio. Grandi Svegliati. Poteri derivano. Ma Miles non ha poteri. Non ancora. Cacchio, però che tristezza è diventato adesso Spider-Man. Una settimana dopo. Top 10 saddest anime date in history. Mamma mia. Proprio il giorno della sua festa. Morire così. Però Peter. Ma ciao. Amichevole, eh? E poi è vivo. Woo! Mi spiace per tuo padre. Ti conosco. Ma sono... sono Peter Parker. Ero al municipio quando... Senti,
So che non mi conosci, ma volevo solo dirti che... So come ti senti. Ecco, è questo che volevi dirmi, no? Oppure il tempo lenisce il dolore. O non temere. Fa parte del piano di Dio. Scusa, volevo solo... aiutarti. Lo so. In quei momenti non si può dire niente. Nessuna frase può aiutare alla fine. Non so come farò con lui. O mi diventa un super cattivo o diventa l'eroe degli eroi. Porca vacca, guardate cos'è diventato. Adesso è tutto triste, è tutta pioggia. Mi piace però che abbiano messo appunto il mood, data la situazione. Mi dispiace, Jeff. Può dispiacere quanto vuoi. Ho da fare, che c'è? Hai già iniziato a cercare Martin Lee? No, non posso scatenare una caccia all'uomo basata sui sospetti di Spider-Man. Ti dico che è lui, devi fidarti. Portami una prova e poi ne riparliamo. Vaffanculo! Una prova. Tutti gli aiuti, certo, che vi ho dato. Ehi, sono io. Ciao. Allora, come stai? Mi sa che ho fatto un casino. Quel ragazzo ha perso suo padre per colpa mia. Ti conosco troppo bene per chiederti di non essere duro con te stesso. E la polizia? Hanno trovato indizi su lì? Non lo stanno neanche cercando. Yuri non vuole credermi. Allora dobbiamo trovarlo da soli. Ho fatto delle ricerche. Non posso più correre sui muri. L'anno scorso Martin Lee ha rilevato le azioni di un centro di riciclaggio. Sarà il suo nascondiglio. Possibile. Sappiamo che non è alla pista. Se non lo trovi al centro, puoi comunque cercare una pista per scoprire dove si è nascosto. Giusto. Ottimo lavoro, MJ. Ti tengo aggiornata. Bene. Un'altra cosa. Ho parlato con un detective riguardo i demoni che hanno interrogato. Sostengono che Martin Lee abbia il potere di, testuali parole, corrompere le persone. Corrompere? In che senso? Sembra una sorta di controllo mentale. Fa emergere il tuo lato negativo spingendoti a commettere gesti che non ti appartengono. Aiuto. Mi sembra assurdo. Ha parlato quello che arrampica sui muri. Vabbè, mi ha smerdato. Ma è per questo che è la donna giusta per me, no? Ci vuole una che ti rimetta in riga. Sono arrabbiato. Non me l'aspettavo, nella mia città, la mia amichevole città, succede questo? È colpa mia. Ben colpa mia. Cosa colpa mia? Papà e mamma, colpa mia. È tutta colpa mia. È tutta colpa mia e sarò io che devo sistemare il casino. Cagare, ma cagare. Adesso mi sfogo. Adesso mi sfogo. Mamma mia. Insomma, ragazzi, questa storia di distruggere New York ha stancato. Datemi queste. Ok. Facciamo così. Maledetti, è tutta colpa vostra. C'ho una rabbia. Potrei diventare io Venom. Porca vacca. Le popsi. I lanciaralli, basta. Baby. Cioè, è la cosa brutta è che... che Martin Lee sembra veramente una brava persona. Sì, hai ragione. Questo posto pullula di demoni. Eccoli qua. Prima elimino gli sgherri, poi setaccio l'aria. Dimmi che riuscirò a farlo stealth. Però questa tuta si addice al mood della situazione. Ok, vediamo che potenziamenti ho. Lui è sicuro. Vediamo. Ok. Allora vediamo, se io vado da questo... Vediamo. Ok. Bene. Ottimo. Ok, dobbiamo fare... Sapete cosa posso fare con questi due? Prendo la... ricaricati. Ragnatela d'impatto. No. Volevi. Dimmi che se ne va. Ok. Credo che un po' esagerato. Con quello. Ma salve. Si spaventa tantissimo sto demonietto.
No, allora andiamo qua sopra. Ok, ok, credo si siano un po' accorti della situazione. Ma questo è buono perché stanno tutti guardando da quella parte. E quindi se mi metto qua, posso prendere intanto questo con una bella... aspetta, c'è un problema. C'è un problema, c'è un problema. Facciamo così? Oh, ancora, ancora vivo. Mamma mia, questo... Aspetta, 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 aspetta. Devo buttarlo addosso a qualcosa. Devo buttarlo addosso a qualcosa. Devo buttarlo addosso a quel muro. Oh! Ok. Pensavo fosse molto più forte. Ok, questo era l'ultimo. Bene, ce l'abbiamo fatta. È stato abbastanza complicato stavolta. Pensavo di farla ancora meglio, ma... Una serratura blindata. Oh, santo cielo. Questa è roba da banche, non da centri di riciclaggio. Spider, che fiuto che hai. Potresti essere un cane. Se solo riuscissi a capire da dove arriva la corrente. No, no, un'altra roba. E questo mi fa ricordare Jefferson Davis. Mamma mia, anche con lui ho fatto ste cose. Uffa. I brutti ricordi. Vai. Trovata. Ottimo. Ci sono quasi, manca l'ultima centrale. Ancora? Mi stai prendendo per il giro? Guarda quante. Ti spazientano. Non ti possono battere, ti fanno spazientire. Eccola. Magia, Alibaba, apriti sesamo. Potevano usare la parola magica. Vabbè. Cosa nascondi qua? Sono rosso negativo. Senza macchia. Capolo. Martin bastardo lì. Ah, accidenti. Cos'è? Oh. Ecco dove vogliono colpire. Aspetta. Sono gli uffici elettorali di Osborne. Ah, beh, allora positivo. Tutti i percorsi partono dallo stesso indirizzo. Ma perché metterci contro? Dai. Attrezzature ipertecnologiche. Potrei magari rubarne qualcuno. Potrei riciclare questa roba in un'arma. Vedi che sei intelligente quando vuoi, Peterino. Allora il ragno quando ti ha morso ti ha reso anche un genio. Allora andiamo qua. Le armi di Fisk. Aia. Se le fregate. Vediamo però cosa c'è qui. È quel camion. È da pazzi. Ecco così. Sì, ma sono proprio cattivi. Ah, questi terroristi che tentano di portare la pace con la guerra. Sono illusi. Allora, hai trovato lì? No, ma avevi ragione. Lì usa questo posto come copertura per i demoni. Fabbrica bombe, traffica armi. Santo cielo. E hanno in programma un altro attacco. Questa volta agli uffici elettorali di Norman Osborn. Devo andare adesso. Quindi lì è il sindaco, hanno un conto in sospeso. Ho trovato anche un indirizzo. Deve essere la loro base. Se mi sbrigo, forse posso fermarti. Ma io non ho capito. Se è Osborn il problema, no. Facciamo così. Lo facciamo fuori. Torna la pace. Tutti tranquilli. Fine dei problemi. Divento io presidente. E easy, no? Perché è colpa di Osborn se poi... Dottor Octopus diventa così. Se Martin Lee fa tutto sto casino. Tutta una persona, scegliamo il male minore. Consolidated shipping. Proprio consolidati in armi però qua. Sono troppi. Devo eliminarli in silenzio. Grazie ma al cielo. Anche con stile. Con stile, Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Cosa ti sei messo in testa, il nuovo calzino della Gucci, Spider? Perché questa tuta sembra... Ah, è vero, i droni. Potrei usare quello che ho trovato al centro di riciclaggio. Mina scatto. L2. Bam. Questo va là. E zam. No, questa, vabbè. Questa, amici miei, si chiama giustizia karmica. Giustizia karmica. Giustizia spider-ca. Vediamo. Vai a guardare, vai a guardare. Forse lo... Cioè, adesso parte in cielo? Cavolo. Facciamo così. Andiamo qua. Adesso questo lo appendo. Questo lo appendo qua al palo della luce. Sotto i riflettori, amico. Tu invece, che continui a guardare, ti meriti la buona vecchia ragnatela. Quella così. Oh, ottimo. E tu? E guardi, tutto solo il soletto con la pioggia che ti bagni. Mi fai una tristezza. Mi fai una tristezza. Facciamo così. Pa, 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 pa. Ok. Un po' esagerato questa volta, credo. Devo andare qui su, no? Andiamo qui su.
Ecco qua. Piano piano. Piano man. Suono il piano, ma non adesso. Che facciamo? Allora, credo che devo andare lì sopra, giusto? Allora, questo facciamo così, no? Non dovrebbero accorgersene, vero? No, sono ignoranti con quelle maschere, come fanno? Quello lo vorrei tanto buttare giù una spintarella, però non conviene. Voglio riprovare. No, così. Ok, ottimo. Ragazzi, ormai dopo un po' impari, dopo un po' capisci. E quando capisci, inizi a divertirti. Quando capisci, inizi proprio a... Facciamo così. Cioè, guarda. Vedi? Tutti stealth li ho fatti fuori. Tutti stealth. Così si fa. Così. Però ho finito tutti i miei super gadget. Allora, intanto facciamo così. No, 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 no. Piano. Piano. L'hanno capito? L'hanno capito? Vabbè, ormai sono pochi. Questi li posso eliminare alla vecchia maniera. Ok. Ora però, prima che sia troppo tardi, facciamo così. Facciamo così. Bozzoloni regina! Bozzoloni! Ehi! Aia! Questo ha fatto male. Credo che ci siamo. Ottimo. Bene! Bene! Non è andata affatto male. Potevo farmeli tutti, però quasi tutti. Ma ci arriveremo. Dentro. Apriti sesamo! Ora ha funzionato. Ok. Ok, che piani hai? Altre bombolozze? Eh? Devo venire io? La fattura di un'auto-officina. Pale Horse Rides. Pensavo che fossero gare di cavalli. Come messa a punto. Cos'altro c'è di interessante? Ah, ecco un'altra mappa. Un'altra. Hanno basi sparse in tutta la città. È troppa roba. Non basteranno 10 episodi per farle tutte. Però vabbè, per questo c'è l'off camera. Tranquilli. È peggio di quanto pensassi. Off camera. Dobbiamo il vostro Gabibbo diventa un pro. Guardalo, il torero. Sono rosso di rabbia, ma non sono un toro, sono un ragno. E fare come se una frustrazione non fosse abbastanza. Ecco. Oh, wow, wow, cosa fa? Cosa fa? Oh, è assurdo questo. Pensavo No. Guardalo! Aiuto! Mi cancella i cosi! Devo andare avanti con questo. Devo andare avanti con questo. Ho capito. Ho capito. Avanti così. E ora mentre a terra devo bastonarlo. Mentre a terra, mentre a terra. Mentre a terra, no? Olla! Non so cosa mi aspettavo di trovare, ma di sicuro non questo. Un frustadores. Dannato frustadores. State attenti a frustadores. Ehi, hey, MJ. Credo di aver fermato l'attacco dei demoni agli uffici di Osborne. Non mi sembra. Hai trovato lì? No. Ma forse ho scoperto una pista. È un'officina, si chiama Pale Horse Rides. Mi suona familiare. Controllo e ti faccio sapere. E intanto io mi devo fare qua. Mamma mia, quanti! No! Se muoio andrà a finire malissimo. Se muoio va a finire malissimo. Aspetta. Devo incastrarli, devo incastrarlo. Questo devo incastrarlo. Cavolo, quanto male fa. No, che poi devo cantare il mio requiem. No, che poi devo cantare il mio requiem. Non voglio cantare il mio requiem. Non voglio! Non voglio cantare il mio requiem! Un ragno diventa pazzo quando sta per morire. Oh. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. Come... Adesso rido come ridono gli spagnoli. Ya, 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 ya. Attivo il potere del... Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato lo si sa. Uccisi. Ah. Alleluia. Ricevuto, Silverbird. Stiamo scendendo. Chi sono sti qua? Conosciuto, grazie. Viale sicura. Questa è una novità. Ma qua ci sono le peggio gang. D'accordo. Ora giustizio questo figlio di... Ma...
Non potete farlo nella mia amichevole città. Codice SM1. Ehi, ehi, Spider-Man 1. Prima di iniziare, mi spiegate che diavolo siete? Codice SM1, codice SM1. Ma che cacchio? Attendiamo ordini. Che cacchio? Obiettivo in vista. Silver! Oh no. È lei o non è lei? È lui o non è lui? È lei! Lo sapevo! Il peggior! Non sapevi che non facevi tante vendite e ti hanno tolto? Ah. Cacchio, no! Silver! Bella entrata, ti do 8 su 10. Perché sei cattiva qua? No! Ogni tanto è cattiva. Guardalo! 9 su 10! Lasciatelo! Lavora con noi! Guardalo là! Sembra tantissimo... Ti dispiace spiegarmi? Lei è Silver Sablinova. Sablinova? Capo della Sable International, un'agenzia di sicurezza. Pagata dal sindaco Osborne. Ecco. Oh, il sindaco ha un esercito ora. Se mi ostacolerai di nuovo, non sarò così gentile. Però tu stavi facendo un reato. Ti spiego tu. Stavi giustiziando una persona disarmata. Non è come io lavoro. Anche se un po' di voglia ce l'avevo anch'io, sinceramente. Ma come dice Spider Cop, non bisogna combattere la guerra con la guerra. Se non strettamente necessario, dato che comunque sto prendendo appunti. Tranquilla, tutti e sono violentissimi. Siamo ancora amiconi. No, non siamo amiconi. Come? Così mi spezzi il cuore. Comunque, Sable ha un ascendente sul sindaco e un potere senza vincoli. Che? Abbiamo indagato all'indirizzo che mi hai mandato. C'erano prove su un attentato dinamitardo, ma nulla che porti a Martin Lee. Ci sto lavorando. Vabbè, ringrazio ogni tanto. Ho recuperato dei documenti relativi alle altre aziende di Martin Lee. Ha attività in tutta la città. Ah, i luoghi combaciano con una mappa che ho trovato in quella ditta di spedizione. Ecco. Controllerò. Fammi sapere cosa trovi in quei posti. Io tenterò di montare un caso. D'accordo. Ora sto andando all'ufficio di Martin Alfist. Voglio capire quali siano le sue motivazioni e magari anticipare le sue mosse. Ok. Saluta zia May da parte mia. Aspetta, non è in pericolo, vero? No. Lì ha solo un obiettivo in mente. Norman Osborn. Adesso faremo tutto quello che c'è da fare. Mamma mia. Ad hoc. Ho bisogno di sapere se sei ancora disponibile. Al momento non posso pagarti e ho fatto pressioni per arginare gli sciatti. Gli ho chiuso in faccia, diventerà Octopus, basta. Peter. Se ora dirigi il Fist al posto del signor Lee, chi svolge il tuo vecchio lavoro? Io? Ma accetto volentieri una mano. Conosci qualcuno? In effetti sì. Si chiama Miles Morales. Perché mi sono... Dobbiamo tirargli sul Morales. Suo padre è stato insignito al municipio. Ah. Gli ho parlato al funerale. È davvero uno in gamba, solo che è in un brutto periodo. Conoscevo anch'io un ragazzo così. Ricordo che cercavo il modo di tenermi impegnato. Puoi aiutare anche lui. Insomma, sobbarchiamo a me di lavoro. La chiamerò. Non mi parlerà mai più. Per caso, hai sentito il signor Lee? No, perché? Curiosità. Ho qualche minuto libero prima del lavoro. Potrei dare un'occhiata in giro per vedere se posso fare qualcosa. Oh, non è necessario. Ma io, no, ma io lo ritengo necessario. Anche perché posso trovare qualcosa, magari. Che dite? Meglio controllare l'ufficio di... esatto, è quello che volevo fare. Non è... ma non... Io voglio! Ok, The May! Io voglio andare nell'ufficio di May! Nell'ufficio di Lee! Sì, di May. Di Lee! E dov'è l'ufficio di Lee? È lì, ovviamente. Lì! Lì è l'ufficio di Lee. Pete, mia, devo stare stai tanto. Bene, meno male. Tengo duro. Lei mi ha detto della testa. L'ufficio è chiuso. Come faccio ad entrare? Grazie, lo apprezzo. Ma vuoi che lui lascia le robe lì? Che si chiama lì, però non credo. Dobbiamo trovare... Devo diventare Spider, vero? Dai. Forse c'è un condotto dell'aria. Dai, vuoi che faccio ste robe adesso? Spero che non mi abbia visto nessuno. Spero veramente che non mi abbia visto nessuno. Parcheggiatore. Peter. E quella stanza? Mai vista. Quale stanza? Guardalo. Guardalo. Wow, ma che...
Ma lui lo sapeva. Fai sovraccaricare la centralina. Ecco. Che fortuna sì, che era proprio capisco, lì. Ma il numero del conto è nell'ufficio del sito. E al momento... No. Aiuto. Scusatemi. La stanza che ho visto dal condotto deve trovarsi esattamente dietro all'altare. Guarda cosa aveva. Guarda il diario di lì. Una chiave. Ma cosa apre? Diglielo, Peter. Cosa apre? La chiave. Aprirà qualcosa qua. Lì ha fatto molto per New York. Ma e ha tolto altrettanto. Un segreto. Oscuro e anche negativo. È la storia di fantasmi che il padre di Martin gli leggeva da bambino. Su un demone che poteva essere placato con l'equilibrio. Ricordo, disse il vecchio, solo l'equilibrio può controllare la forza del demone. Quando non c'è equilibrio, il mostro assale chiunque tenti di controllarlo. Possiamo farci una nuova trama per il nuovo Zelda, dai. Tutto mi porta qui. Ah! E dimmelo prima. Si direbbe un enigma. No, gli enigmi. Ying e Yang. Vediamo. Sì! Yeah boy. Chinese. Wow. La vita passata era un cinese. Cosa nascondi, Martin? Guardalo lì. Non se la poteva portare via. Hai visto? Hai visto lì però? Lì può estendere i suoi poteri agli altri. Porca vacca. Come fa Martin a caricarle di potere? Induzione bioelettrica. Sfasamento compresso. Porca vacca. È assurdo anche che ci siano tutte ste ombre sul muro. Guarda il lato tecnico. Questo gioco mi sorprende dal punto di vista tecnico. È veramente fatto bene. Divento ogni giorno più forte. Oi. La rabbia mi sostiene. Mio padre direbbe che ho smarrito l'equilibrio, ma lui non ha mai capito. Il solo modo per sconfiggere un mostro è diventare un mostro. È diventarlo. Wow. A genius. Povero mamma e papà, sono stati toccati. Questa è la cartella che MJ ha trovato alla casa d'aste. Questa potrebbe aiutarci a prevedere i piani di lì. Esatto. Vediamo. Però veramente un furbo. Un furbo. Però lui non sa che Peter Parker è Spider. No. No. Oh! Phew. La stanza prende fuoco. Oh no. Per distruggere le prove. Ma non solo la stanza. L'intero fist. Devo. Zappete. Ok. Va tutto bene. Se l'avesse scoperto la polizia o zia May, non voglio sapere cosa sarebbe accaduto. Porca vacca. Guardiamo un attimo qua. Che ha fatto come lo mio sfondo, solo più elaborato. Tutto incentrato su Norman Osborn e la sua carriera. Martin ossessionato. Sembra totalmente ossessionato. Ve l'ho detto, è Osborn il problema. Problema di tutti. Di tutti. Oh. Così. Ok, e ora come esco da qui? Peter, sei entrato. Che vuoi adesso? Sì. Tornare a fare le cose a mano. Dallo sgabuzzino delle scope. Vuoi vedere? Mi trovo in mezzo al fist. Peter. Signor Lee. No! Non sapevo fosse in città. Trovato ciò che cercavi? Oh, cacchio. Martin, sei tornato. Dallo a me. Grazie. Sì, ma ripartirò a breve. Devo solo recuperare delle cose dall'ufficio. Avrai saputo del municipio. Sì, una... tragedia. Peter era presente e ha avuto fortuna. Da Osborn, eh? Non pensavo lo sostenessi. Ahia. Beh, ciò che conta è che siate salvi. È vero. Ma i criminali sono ancora liberi. E non sappiamo cosa progettano. Non penso che tu o May abbiate nulla da temere. A patto di stare alla larga dai luoghi pericolosi. Beh, devo andare. Quando tornerai? A lavoro ultimato. Andavo fatto fuori tutto New York. Cacchio, però adesso lui sospetta di me. Ma che... positivi.
No, 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 no! No! Aspetta, no! Lo sa, lo sa. E può influenzare le persone. Può influenzare le persone. Ma che... Che cacchio è successo? Io potrei anche stare lontano dai luoghi pericolosi. Volevo uccidermi usando gli altri. Vabbè, per fortuna la fissa lì vicino, si riprenderanno. Porca vacca! A me? A me? Angry. Vabbè ragazzi, ma sapete una cosa? Io penso di concludere questo episodio lì. Cioè, qui. Ragazzi, concludiamo qua. Spero che il video comunque vi sia piaciuto e arriveranno molto presto altri episodi. Cercherò di non far passare troppo tempo da un episodio all'altro. Dal vostro amichevole Gabby di quartiere era tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!